Ciao a tutti notturni, oggi vi parlo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, l'horror su YouTube, o per meglio dire, l'horror su internet in generale, che ha preso da un po' di anni a questa parte una frontiera molto più artistica rispetto a quella che era in precedenza di semplici storie scritte come copypasta o creepypasta. Vi parlo quindi oggi dell'analog horror, un sottogenere dell'horror con dinamiche retro anni 80 e 90. Immaginate infatti di essere davanti a un televisore a tubo catodico. Le immagini sono molto spesso inquietanti, con estetiche che ricordano molto gli arbori della tecnologia. Immagini a bassa risoluzione sono disturbati e visual che ricordano molto quelle delle VHS sono difatti ai cardini di questo sottogenere dell'horror, che riesce a creare una sensazione di uncanny valley senza precedenti e in cui l'ignoto si nascondeva tra onde radio e nastri magnetici. We are currently receiving countless reports of an unidentified hostile organism. Ma come ha preso piede l'analog horror? Una delle prime serie a cui potremmo quindi dare la paternità di questo genere è per l'appunto Local 58 di Chris Straub, una serie di trasmissioni televisive di un piccolo giornale che vengono interrotte. Local 58 mescola in modo perfetto tecnologia e horror. Local 58 porta uno degli elementi cardine dell'analog horror, tra l'altro uno dei miei preferiti, che è sostanzialmente la mescolanza tra realtà e finzione. Il realismo che si trova nell'analog horror difficilmente si trova nei film horror odierni. Si cerca sempre di ottenere quindi un effetto che permetta allo spettatore di immedesimarsi. Si cerca di creare quindi un effetto uncanny valley, una realtà che è simile alla nostra, ma non lo vuoi. Cosa rende gli analog horror così affascinanti? Un mix di nostalgia e di ignoto che ci fa tornare indietro nel tempo, ma allo stesso tempo ci fa vivere orrori sconosciuti ed impossibili per noi da comprendere. Io sono sempre stato un fan dei found footage, di quei film horror che riguardano queste riprese che vengono ritrovate e poi montate insieme per creare un film. E credo che negli analog horror questo sia molto presente. Attraverso trasmissioni distorte, messaggi promozionali distorti, o addirittura a volte dei cartoni animati che vengono poi trasformati in delle mostruosità. Perché all'inizio del video dico che sono un'evoluzione del creepypasta che premia molto l'artisticità del progetto? Questo perché attraverso gli analog horror si può esprimere tutto il proprio estro artistico. La sua comunità online è molto fiorente e permette quindi di creare sempre nuovi progetti, sempre nuove serie e soprattutto sempre nuovi mostri che riescono a comunque entrare nei nostri incubi e rimanere con noi per sempre. Queste serie, oltre a sfruttare un'estetica molto retro, sfruttano paure che sono per noi primordiali, come la perdita di identità, la paura negli oggetti di uso quotidiano, come per l'appunto la tecnologia. Uno degli esempi di serie che prova a fare questo, non riguardanti la horror, per esempio Black Mirror. Black Mirror è una serie che rende spaventosa la tecnologia, molto spesso riuscendo a uccidere. Ma quindi, quali sono le punte di diamante dell'analog horror? Come abbiamo anticipato, Local 58 è stata una delle prime, ma abbiamo avuto poi successivamente The Mandela Catalog, che tra l'altro è una delle mie preferite. The Mandela Catalog parla della possibilità che esistano degli alternate, cioè sostanzialmente dei doppelganger che non hanno buonissime intenzioni, e soprattutto gioca su un concetto che è molto interessante, cioè più tu conosci del paranormale, più diventi pazzo. È una serie che gioca anche molto sulla religione. Difatti, secondo The Mandela Catalog, in realtà gli alternate sarebbero stati domandati da Dio, che in realtà sarebbe il diavolo, che si è sostituito adesso. Un'altra serie che mi sento di consigliarvi è quella degli Smile Tapes, dove uno dei gesti più comuni della nostra quotidianità, cioè sorridere, diventa perenne attraverso un'epidemia patologica. È incredibile come l'analog horror sia riuscito a trasformare un gesto normalmente associato alla felicità in qualcosa di estremamente inquietante. Non poteva mancare, ovviamente, la serie dedicata alle backrooms. Le backrooms, che sono una delle nuove frontiere delle storie horror su internet, questi ambienti che sfruttano molto l'uncanny valley e che soprattutto puntano a dare un senso di smarrimento a chi sta guardando il video o sta leggendo la storia. Un ambiente dove tu puoi entrare solamente glitchando nella realtà, a cui quindi si stringe molto l'occhio alla teoria della simulazione. Ma credo che per le backrooms farò un video dedicato, perché è un argomento estremamente ampio e non voglio tralasciare.
Grazie per essere stati qui in questo piccolo viaggio nell'horror su internet. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale per supportarmi. Fate questo.